La mini tranche di recuperi di domenica scorsa in Serie D manda in orbita il notaresco di Massimo Epifani. Qualche grattacapo a inizio match, poi il gol di Banegas e l'espulsione di Camara che lascia in 10 la priglia, e la partita consegna agli archivi una goleada che vale il primo posto in classifica, anche se con una partita in più. Primato che il notaresco potrà godersi fino alla ripresa normale del campionato, visto che il recupero Cinzia al Balonga a campo basso, fissato per domenica prossima, è stato rinviato a data da destinarsi su istanza della società molisana, ancora alle prese con casi di positività al Covid. Proprio Campobasso e Notaresco si ritroveranno di fronte il prossimo 6 dicembre, data fissata nell'ultimo comunicato per la ripresa della Serie D. Un match che, oltre a riproporre l'incrocio di ex già visto allo scorso campionato, diversi giocatori del Campobasso, il DS De Angelis e il tecnico Cudini erano a Notaresco 2 anni fa, la partita testerà severamente le aspirazioni di due delle principali contendenti per la vittoria del campionato. Resta da capire se questo match si giocherà realmente. La Serie D è ancora in attesa di comunicare un nuovo protocollo validato che renda compatibile la disputa delle partite anche quando ci sono casi di positività in un gruppo squadra. Per un Notaresco che sogna, c'è invece un Giulianova che sta vivendo un incubo. La squadra di Del Grosso ha incassato la terza sconfitta casalinga su altrettanti match disputati al Fadini, quello che è sempre stato il Fortino, dove il Giulianova ha posto le basi per raggiungere gli obiettivi stagionali. Ora è sistematicamente terra di conquista, anche per una Cinzia Alba Longa sì cinica, ma che ha giocato oltre metà secondo tempo in 9 uomini. Una squadra senza mordente e idee di gioco, ultima in classifica, anche se con una partita ancora da recuperare. Dopo il match, Federico Del Grosso si è messo a disposizione di qualsiasi decisione della società. Il presidente Bartolini ha strigliato la squadra: si va avanti così, con fiducia al tecnico, in attesa di un'importante reazione, ma alla ripresa del campionato ci sarà il derby di Pineto, coi giallorossi chiamati a fare un'impresa. Ha mosso la classifica la Vastese. Il punto con l'Agnonese può andare bene, sia perché c'è stata una rimonta dallo 0-2, sia perché le tante positività delle settimane scorse hanno reso difficili gli allenamenti. Vastese che sarà l'unica abruzzese a tornare in campo domenica ad Aprilia per il recupero della quinta giornata. Lecito attendersi miglioramenti sotto il profilo del gioco e della tenuta atletica contro i pontini finora rimasti a secco nelle gare casalinghe. Rinviato anche il recupero Rieti-Porto Sant'Elpidio, il comitato interregionale ha stabilito che dunque domenica si giocherà il match tra Recanatese e Rieti.